Coronavirus in Polesine, test negativi. Per ora il coronavirus non risulta approdato in Polesine. I test sui tamponi eseguiti dal personale dell'URSS 5 escludono ogni positività. Intanto in regione i contagiati superano quota 80. Disposte nuove misure nelle regioni interessate dal contagio. Via libera al telelavoro, reintrodotto l'obbligo del certificato medico per assenze superiori ai 5 giorni. Contagio, parla l'esperto. Le misure di prevenzione adottate sono opportune in questo momento, pur senza la necessità di alcun allarmismo fuori luogo. Si sta anche lavorando a un vaccino, ma non ci sono certezze sui tempi. Lo spiega Michele Franchi, medico specialista in igiene e medicina preventiva. Il coronavirus non è proprio come un'influenza, ma è più aggressivo. Il pericolo riguarda soprattutto anziani e immunodepressi. Cominciano le riaperture. Dopo le modifiche alla prima ordinanza, si va verso la riapertura di impianti sportivi e palestre, pur tenendo fermi i campionati e le competizioni. A Rovigo ha già riaperto le porte il polo natatorio, così come le palestre, arrivato in mattinata anche via libera da Asia. Coronavirus, allerta ma non paura. Una giusta precauzione e una doverosa cautela a fronte di una situazione nuova e per la quale sono scattate importanti misure di prevenzione. Ma nessun allarmismo fuori luogo. Questi i sentimenti e le opinioni espresse dai odigini in tema di coronavirus a rovigoindiretta.it. Spaventoso incidente. Uno spaventoso incidente che ha provocato lesioni gravi a una donna di 46 anni. È avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla provinciale per Ceregnano, poco dopo l'abitato di Santa Pollinare. Impatto frontale per motivi da ricostruire tra una Twingo e un'Alfa semidistrutte. Ad avere la peggio, ferita in modo serio, la donna a bordo della prima delle due vetture. Nessuna colpa medica, prosciolti. Prosciolti da ogni accusa, senza neppure la necessità del vaglio del dibattimento, due medici che nel 2017, in ospedale a Rovigo, non avrebbero eseguito una diagnosi corretta di meningite su un paziente poi deceduto. L'impostazione accusatoria non ha retto all'esame del giudice per le udienze preliminari. Cade ogni ipotesi di responsabilità per i due professionisti. PM10 ancora valori non in regola. Terzo giorno consecutivo, 39esimo dall'inizio dell'anno, a fronte di un numero massimo di sforamenti consentiti di 35 nell'arco dei 12 mesi, con valori di PM10, ossia polveri sottili nell'aria, non a norma. Il problema si conferma uno dei più preoccupanti a Rovigo. La soluzione all'orizzonte non si vede. Schianto e paura, ma nessun ferito grave. Schianto tra due auto verso le 9 in via Risorgimento ad Adria. 3 le persone ferite, nessuna delle quali per fortuna versa in gravi condizioni. Sul posto, immediato intervento della polizia locale col comandante Pierantonio Moretto. Vento forte, chiusa via Levico. Intervento della polizia locale in via Levico, in centro a Rovigo, verso le 14. Il vento forte, infatti, avrebbe reso pericolanti alcuni pannelli dell'impalcatura del grande cantiere abbandonato che da anni costituisce un grosso problema per i residenti in zona.